Buona serata amici di TV12, ben ritrovati in diretta per questa edizione straordinaria degli speciali del nostro TG. Stasera vi racconteremo, ma soprattutto vi mostreremo l'incendio del mare a Lignano Pineta, una trasmissione che proponiamo ai nostri telespettatori live proprio dalla località balneare friulana, che è pronta a sorprendere i suoi turisti con questo spettacolo incredibile di luci, fuochi, suoni e musica. E per farcelo raccontare in tempo reale, in diretta con noi, proprio dall'arenile di Lignano Pineta, c'è il nostro Alessandro Poma Pomarè. Buonasera Alessandro. Buonasera Salerato, buonasera a tutti i nostri telespettatori, buonasera Lignano Pineta. Oggi festeggeremo i 70 anni di Lignano Pineta insieme al presidente della società di Lignano Pineta, Giorgio Ardito, insieme a tutti gli ospiti che stanno veramente invadendo Lignano Pineta, perché ci sarà anche la 27ª edizione dell'incendio del mare, un evento molto molto atteso dai più piccoli ma anche dai più grandi. Intanto buonasera Giorgio. Ciao, buonasera e grazie che ci seguite da tanti da casa, ecco. Anche perché oggi siamo in un angolo veramente suggestivo di Lignano Pineta, siamo su questo balcone, un balcone veramente molto invidiato anche da Giulietta e Romeo. Ah, sì. Dai, l'abbiamo ribattezzato il balcone della bandiera tedesca. Ecco, intanto, caro Zanidato, c'è qualche problema con la linea, quindi non ti sto sentendo in questo momento, quindi chiedo alla regia magari di richiamarmi perché ci sono moltissime persone, tanti stanno invadendo anche la spiaggia per prendere il posto migliore, perché alle 23:30 inizieremo a fare sul serio, ci saranno tante sorprese. Mi vuoi svelare qualcosa o ancora nulla? Beh, dai, allora, sarà uno spettacolo che speriamo ancora più bello di quello dell'anno scorso. Una sorpresa ci sarà per ricordare appunto i 70 anni di Lignano Pineta, la vedrete sul pontile a mare e niente, dai, i due fratelli Angelo e Romolo Iannotta sono già in postazione, la chiatta è già posizionata a 300 metri da riva, ci sarà questo duetto con i fuochi sparati anche dal pontile a mare. Da qualche anno abbiamo dei fuochi addirittura che arrivano in acqua e dall'acqua ripartono e quindi ci sarà una sorta di effetto guerriglia e poi delle novità perché ogni anno questa famiglia che dal 1720 produce fuochi d'artificio in quel di Caserta sicuramente ci porterà delle novità. Intanto ricordiamo che siamo al bagno 2, diciamo che la bandiera è quella tedesca qui, giusto? È tedesca, sì. Quindi invitiamo veramente a tutte le persone di venire qui perché oggi daremo veramente parola a tutti. Intanto continua la cena qui, c'è una cena veramente spettacolare con tantissimi ospiti, caro Giorgio. Ma sì, dai, anche questa è una tradizione che abbiamo iniziato parecchi anni fa, è un momento, insomma, così per far parlare anche, insomma, i politici tra di loro, magari con qualche suggerimento da chi qua, insomma, lavora tutto l'anno e dai, una bella cornice per riuscire, insomma, così a fare sistema. Perché insieme si costruisce il futuro anche di Lignano. Allora, io intanto voglio salutare tutte le persone che ci stanno seguendo, caro Giorgio, anche in streaming, ci sono gli amici addirittura che dalla Turchia ci stanno seguendo, quindi saluto Funda e ci stanno seguendo Mamma mia. anche dal Brasile in questo momento, quindi salutiamo tutti gli amici brasiliani e poi tutti i Focolar Furlans collegati nel mondo, anche perché Lignano è veramente molto molto amata. Beh, dai, è la prima spiaggia della nostra regione, poi insomma tantissimi hanno dei ricordi qui, se c'è chi si è conosciuto al Tenda, chi come me ha conosciuto mia moglie in piazza Marcello d'Olivo, e insomma sì, credo che sia nei cuori di tanti, ecco, questa località. Lignano veramente è nel cuore di tanti e poi ricordiamo questo balcone, un balcone veramente magico, quindi da domani dovete venire qui e questo è meglio del balcone di Giulietta e Romeo. Lo sa anche Michelangelo Veneziano che sta documentando tramite i suoi canali social questa serata. Intanto saluto anche Yoyo che è nei paraggi e sentiamo anche la musica di Piazzale Marcello d'Olivo. Cosa sta succedendo in Piazzale Marcello Beh, d'Olivo? dai, qui in piazza Marcello d'Olivo sulla Mezzaluna questa sera abbiamo Renato Pontoni e Carlo P, che è Carlo Pontoni, suo figlio, che quindi sono l'anima del famoso Che Gedaccio, e la musica è quella che fa ballare tutti, infatti mi pare che la piazza sia proprio strapiena. Magari più tardi saliremo anche noi su quel palco. Volentieri, volentieri, dai, così facciamo. Beh, non credo che figureremo molto vicino alle ballerine, né io né E neanch'io, neanch'io, però ci te. divertiremo sicuramente. Quindi continuate a seguire questa diretta perché alle 23:30 in punto, qui, dietro proprio alle nostre spalle, vedremo i fuochi d'Anteartesi, l'incendio del mare qui da Lignano Pineta. Mi raccomando, non fatevelo raccontare. Invitate tutte le persone che possono seguirci sulla TV12, sul canale 12 in Friuli Venezia Giulia, oppure collegatevi in streaming perché noi raggiungiamo tutto il mondo. Lignano Pineta è l'ombelico del mondo, quindi a voi studio.
Grazie, grazie Alessandro. Allora rimani sempre collegato con noi perché siamo pronti a tornare live da te per farci portare al tuo microfono alcune delle voci dei protagonisti di questa serata che, come ci hai raccontato, sì, vede i fuochi d'artificio al centro dell'attenzione, uno spettacolo davvero incredibile che nel corso degli anni si è potenziato sempre di più con Ciro Manfredonia, storico regista di questo evento, dalla spiaggia di Pineta e poi i fuochi che dal mare illumineranno Lignano, Sabellaro e tutta la costa del Friuli Venezia Giulia, come ricordava il nostro Alessandro Poma Pomarè e Giorgio Ardito, presidente di Lignano Pineta S.P.A., è la località principe del turismo nella nostra regione, che dal maggio scorso ha visto tantissimi turisti alternarsi per scoprire le bellezze del territorio, non solo della spiaggia lignanese ma anche del suo entroterra, questa politica turistica che sta cercando di rilanciare ulteriormente numeri record, quelli che si sono ottenuti negli ultimi anni, e anche alla luce delle bellissime giornate che in quest'ultima settimana appunto hanno accompagnato il nostro territorio, sta vedendo ulteriori turisti affollare Lignano, Lignano Pineta e tutte le sue attività commerciali, turistiche, ricettive. Il nostro Poma, tra l'altro, nel pomeriggio ha approfittato anche per raccogliere un paio di voci dei turisti che proprio in queste settimane stanno approfittando delle bellezze di Lignano, della sua offerta turistica. Allora, con il contributo che il nostro Poma assieme a Francesco Tecchio ha realizzato questo pomeriggio, andiamo ad ascoltare la voce dei turisti a Lignano. 1953-2023, 70 anni di Lignano Pineta. Tanti auguri Lignano Pineta, e questa sera ti festeggeremo con l'incendio del mare, giunto alla 27esima edizione. Vediamo cosa dicono di Lignano Pineta le persone che intervisteremo qui sulla spiaggia. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima del goal play, forse sì, forse no, almeno tu hai sempre ragione. Lei come si chiama? Kevin. Di dov'è Kevin? Di qua. Di qua dove? Del posto. Del posto, cioè dove? Di Lignano. E di Lignano, cosa fa di bello a Lignano? Prendo il sole e mi diverto. Complimenti, si sta bene a Lignano Pineta? Certo. Voi di dove siete? Venezia. Di Venezia. Venezia, cosa fate di bello a Lignano Pineta? Siamo in vacanza, aspettate dalla Irene, e oggi andremo a vedere i fuochi. Quindi siete già in spiaggia per seguire i fuochi d'artificio? Certo, non aspettiamo altro. L'incendio del mare, ma perché venire a Lignano Pineta? A parte perché c'è casa sua. Perché c'è casa sua principalmente. Solo per quello o perché magari Lignano dà tante, tante cose per i giovani? È uno spettacolo Lignano, bellissimo. Cos'è che vi piace di Lignano? Le spiagge, la movida della sera, tutto bellissimo. Lei come si chiama? Paolo. Paolo, lei è fortunato qua, in mezzo alle belle donne. Fortunato, molto fortunato. E di dov'è? Verona. Di Verona. Insomma, come mai anche lei a Lignano? Per le serate, la spiaggia, il mare, gli amici. Cosa ci fate di bello a Lignano Pineta? Ma noi abbiamo una casa, quindi veniamo qua ad agosto. Cosa possiamo dire di Lignano Pineta che compie 70 anni? Beh, Lignano Pineta è una bellissima località progettata da un grandissimo architetto che è Marcello D'Olivo, è veramente una città fantastica. A te cos'è che piace di Lignano Pineta? La Pineta. Cioè, la Pineta. Andare in giro in bici, bar, ristoranti, tutto. Intanto, di dove siete e cosa ci fate di bello a Lignano Pineta? Tavagnacco e niente, sono al mare come tutti, insomma ci divertiamo, calcio tennis, una roba da bere, via. Vacanza? Vacanza, certo. Lei di dov'è? Udine e sono in ferie. Beivar City e sono in ferie. Udine, anche io ho 2 giorni di ferie a Ferragosto qua. Insomma, Lignano Pineta compie 70 anni, cosa possiamo dire di Lignano Pineta? La meta classica soprattutto per i giovani in vacanza d'estate, insomma, zona Udine, provincia, ci sta bene. Gabriele, anche a Lignano Pineta ti vedo! Sì, sono qui in vacanza e oggi ci sono i fuochi, quindi... Insomma, i fuochi, c'è l'incendio del mare, sei contento? Molto! Stai già qui in pole position per seguire il tutto? Certo, cosa devo fare se no? E con chi seguirai questi fuochi? Con la mamma, mio fratello, mio cugino, mia zia e l'altro, anche mia cugina. Complimenti per l'abbronzatura! Da quanti anni vieni in vacanza a Lignano Pineta? Da tutta la vita. Perché? Perché sono nato qua, voglio vivere qua e fine, perché mi piace. Marco, anche tu a Lignano Pineta?
Eh sì, ormai sono anni che vengo qua. Noi udinesi, dove vuoi che andiamo? Sei qua per i 70 anni di Lignano Pineta o per l'incendio del mare? O per entrambe le cose? Ma sono qua in vacanza, e per cui quella è quella. Stasera ci vediamo allo spettacolo, spero che sia bello, come ogni anno. Quanti sportivi sulla spiaggia di Lignano Pineta? Ex sportivi, vuoi dire? Sportivi si rimane per tutta la vita, eh? Come stai? Tutto bene, dai. Cosa ci fai di bello a Lignano Pineta? Vacanza? Una giornata di relax? Sono venuto con Zuliani qua. Facciamo due palleggi ogni tanto in riva al mare, ma... Ti sta bene a Lignano Pineta? Lo sta benissimo, dai. Allora, li avete sentiti, friulani doc, ma anche provenienti dalle tante regioni italiane che ormai hanno preso appunto di riferimento Lignano, Lignano Pineta in particolare, per le loro vacanze. Vedo il nostro Poma già pronto con un nuovo ospite, l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini. Cosa state degustando? Mi sembra di capire sia una sangria, dico bene? No, 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 ti sbagli, non stiamo degustando una sangria, questa è una composizione floreale, caro Zanirato, quindi ti stai sbagliando. Siamo qui con il nostro assessore, come tu bene hai introdotto, e ci stiamo divertendo perché stiamo aspettando con tanta ansia questo incendio del mare. Caro assessore, una bella serata con tanta bella gente. Una bella serata, tantissima gente, il buon tempo ci sta davvero aiutando, quindi pronti per goderci questa importante edizione dell'incendio del mare a Lignano Pineta. Ieri ci siamo emozionati per oltre 30 minuti di fuochi d'artificio a Lignano Sabbiadoro, questa sera tocca a Lignano Pineta, insomma, per suggellare questa estate 2023. 27 edizioni, cosa vogliamo dire al dottor Ciro, diciamo il papà di questa manifestazione insieme a Giorgio Ardito? È oramai una figura iconica. Ciro uguale fuochi d'artificio, uguale divertimenti, uguale Ferragosto, uguale 16 agosto. Poi complimenti li voglio fare anche alla famiglia Ardito per aver organizzato questa serata e per aver contribuito alla crescita di questa importante località balneare, quale Lignano Sabbiadoro, durante tutti questi 70 anni, perché sono 70 anni che la famiglia Ardito si sta impegnando a Pineta, ma io dico in tutta la città di Lignano. Beh, una Lignano sempre più capitale del divertimento, dello sport, capitale del relax anche. Una Lignano che, nonostante il maltempo, perché quest'anno siamo stati non molto fortunati, è riuscito a tenere botta, come si dice. Insomma, abbiamo vissuto una settimana importante, tante presenze, ci auguriamo in una coda estiva anche durante tutto settembre, al fine di garantire i numeri importanti che hanno contraddistinto l'annata 22, ma anche l'annata pre-pandemia. Insomma, Lignano Sabbiadoro comunque si sta confermando perla di attrazione turistica per il Friuli Venezia Giulia. Capitale anche dei grandi eventi, soprattutto quelli musicali. Sì, abbiamo incominciato a spingere già da qualche anno a sta parte. L'anno scorso grandi concerti, quest'anno ci siamo ripetuti, Tiziano Ferro, Ultimo, e abbiamo già il palinsesto per la prossima stagione con dei nomi davvero davvero importanti. Quindi Lignano Sabbiadoro sempre di più luogo di divertimento, luogo di grandi eventi. Allora, caro Zanirato, se non ci sono domande per il nostro assessore, quasi quasi andiamo a bere una sangria. Se ci stai, che non è questa. Che non è questa. la voglio vedere dopo, allora. Grazie all'assessore regionale Sergio Emidio Bini, che appunto ricordava gli importanti investimenti anche della regione per quanto riguarda Lignano Sabbiadoro, le sue infrastrutture, gli eventi che sono stati ospitati e che continueranno a venire ospitati nel corso di questa seconda parte di agosto, ma anche poi a settembre, perché uno degli obiettivi proprio delle politiche regionali turistiche è quello di destagionalizzare sempre di più la presenza dei turisti, allungare i periodi di vacanza, anche perché sappiamo come si sono modificati i percorsi di ferie da parte dei cittadini, non solo italiani ma anche stranieri. Tanti eventi, per esempio, ve ne ricordiamo uno, il primo in ordine di tempo, domani sempre proprio a Pineta continuano gli incontri col vino e con l'autore proprio al Pala Pineta, promossi
dall'associazione guidata da Giorgio Ardito, e tra i protagonisti ci sarà un grande scrittore di casa nostra, Mauro Corona, che presenterà il suo ultimo libro. Nel frattempo vediamo anche con le immagini che ci arrivano live dal nostro Francesco Tecchio proprio come ha affollato il percorso pedonale lungo la passeggiata di Pineta, che moltissimi conoscono, anche queste immagini suggestive che ci mostrano dall'alto tanta gente pronta a godersi lo spettacolo pirotecnico, l'incendio del mare che tra poco alle 23:30 vi proporremo live da Lignano Pineta. Parlava l'assessore Bini delle tante iniziative promosse nel corso dell'anno, e poi si guarda anche naturalmente al futuro per essere pronti alle nuove sfide. Su tutti c'è il tema sportivo per quanto riguarda proprio Lignano con la sua impiantistica. Di questo hanno parlato tra l'altro oggi proprio in un incontro stamattina il sindaco di Lignano Laura Giorgi e il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, assessore allo sport Mario Anzil, questo progetto per potenziare e rendere Lignano sempre più attrattiva per quanto riguarda gli sport. Allora andiamo ad ascoltare le parole del sindaco raccolte stamattina da nostro Luca Ursic. Dopo la presentazione del progetto lo scorso 3 agosto, oggi un importante incontro con non soltanto le principali autorità sportive della regione. Qual è l'esito? L'esito è molto favorevole, siamo molto contenti. Ringrazio il vice governatore della regione Friuli Venezia Giulia, anche l'onorevole Rizzetto, il presidente del CONI regionale, che hanno voluto vedere le prospettive future che noi vorremmo offrire a questa città, ma anche a tutta la regione, perché crediamo che questo progetto, per quanto giustamente sia un progetto a lungo termine, possa dare ampio respiro turistico non soltanto a Lignano ma a tutto il Friuli Venezia Giulia. Perché è vero, è un progetto ambizioso, ma c'è bisogno di guardare anche a lungo termine. Si può parlare anche di tempistiche per quanto riguarda la sua realizzazione? Le tempistiche sono legate adesso al mese di settembre, quando riapriranno gli uffici regionali. Ci confronteremo con i tecnici per capire effettivamente, crediamo che la parte urbanistica sia la prima da affrontare, e quindi una volta superate un attimo le tematiche poi dovremo coinvolgere anche investitori privati. Durante la riunione si è fatto il paragone con altre realtà del territorio, effettivamente non ce ne sarebbero tante in grado di supportare un impianto sportivo ma anche turistico di questo livello. No, non ce ne sono tanti, e anche per questo potremmo diventare veramente un polo attrattivo non soltanto per il nord-est Italia, ma io penso proprio per tutta Europa, perché va oltre il concetto di città dello sport e può veramente ospitare dal ritiro sportivo in un contesto giovanile a un contesto di grandi eventi, in un contesto fieristico. Insomma, le possibilità che si aprono sono veramente tante, vogliamo vagliarle al meglio e partire già dal mese di settembre con la progettualità, con l'iniziare a metterlo a terra, ecco. Avete ascoltato dunque delle parole della prima cittadina di Lignano, Laura Giorgi, questa nuova opportunità che si apre per il comune di Lignano Sabbia d'Oro sul fronte sportivo. Tanti gli eventi che sono già stati ospitati, grazie anche per esempio allo stadio Teghil, al polo della Getour e ancora tutte le altre attrezzature sportive che vengono messe a disposizione delle tante società e degli organizzatori di eventi. Per esempio, per citare uno dei prossimi, un appuntamento proprio a Lignano Pineta, dal 21 al 27 agosto ci saranno le finali nazionali Under 14, Under 16, Under 18 del basket 3 contro 3. Per proseguire poi con gli altri appuntamenti che interesseranno sempre Lignano Pineta, sempre nell'ambito degli incontri con l'autore con il vino, il 24 agosto ci sarà Enrico Galliano che presenterà il suo libro Geografia di un dolore perfetto, e poi ancora scorrendo il lungo, intensissimo calendario di eventi per quanto riguarda proprio Lignano Pineta, il 25 agosto ci sarà un mare di corone, un evento delle finali nazionali dei vini più buoni d'Italia, solo per farvi alcuni esempi, e poi naturalmente i concerti, sono in arrivo Paola e Chiara, altri appuntamenti, l'omaggio a Battisti e Mogoli il 27 di agosto, e poi ancora per quanto riguarda la musica classica, per esempio i quartetti di Mozart a Pineta al Parco Hemingway, un altro dei luoghi simbolo di questa località lignanese che, come ci ricordava, compie 70 anni grazie all'intervento che c'è stato nel corso degli anni sin dagli albori di Marcello D'Olivo e di tutti gli altri architetti che hanno collaborato alla realizzazione della località balneare friulana. Mentre vedete ancora le immagini che ci arrivano live proprio da Pineta in attesa dell'accensione dei fuochi d'artificio di questo incendio del mare, noi siamo pronti
a continuare a raccontarvelo live con i collegamenti con il nostro Alessandro Pomarè e poi proprio con la visione integrale di questo spettacolo che sta richiamando tantissime persone. Le vedete, si stanno cercando di accaparrare gli sdrai sotto gli ombrelloni chiusi di questa serata, di una bellissima serata baciata dal bel tempo che sicuramente renderà ancora più unico e suggestivo questo spettacolo. Tanti turisti, dicevamo, ne abbiamo ascoltati poco fa alcuni raccolti nelle interviste del nostro Alessandro Pomarè, altri ne abbiamo avvicinati stamattina sempre con il nostro Luca Ursig, sempre sull'arenile di Lignano. Ancora qualche istante, eccoci qua. Splende il sole a Lignano anche in questo 16 agosto, ma com'è andato il 15, la giornata di Ferragosto? Ma solito classico lignanese, spiaggia, classico col bambino, sempre stagli dietro, poi qualche bicchiere, così è passato molto molto bene a Lignano, si sta bene come sempre. Hai fatto il bagno? Hai fatto il bagno, sì? No. Sì che hai fatto il bagno? Sì. Sì, di la verità. Sì. Un giudizio sul Ferragosto a Lignano? Bellissimo, ci sono stati dei fuochi d'artificio stupendi, mezz'ora ininterrotta di fuochi, una cosa meravigliosa. Super organizzati, un posto stupendo. È la mia prima volta, ci torneremo sicuramente. Durante il pomeriggio, durante la mattinata, tu come l'hai trascorsa? Siamo stati in spiaggia tutto il giorno, alla sera siamo andati a fare un giro in centro e poi siamo andati in spiaggia a vedere i fuochi. Bel tempo, per cui ci si è abbronzati. Sì. Ieri sono andati a Udine, a un compleanno di un nostro amico. È passato tutto il giorno in piscina praticamente. Quindi hai trascorso a Udine? Sì. Tutti gli altri giorni sempre qui a Lignano, anche se onestamente vediamo un po' meno gente del solito. Spiagge piene, in giro in pieno, ma tanto turismo abbiamo notato che arriva la mattina e riparte la sera. Poi il ritorno sulle spiagge di Lignano per dedicarsi a quali attività? Per nuotare, per giocare a palla con i nostri amici e poi il pomeriggio teoricamente prendiamo un pedalò e facciamo la nuotatina. Ieri non ero a Lignano, sono andata via in giornata perché avevo una grigliata vicino Udine. Però sono tornata già ieri sera e sono venuta in spiaggia a guardare i fuochi. Onestamente sono stati molto belli, un po' troppa gente. Oggi troppo caldo, ma si sta bene, dai. Un bilancio anche sull'andamento del commercio, delle imbarcazioni a disposizione dei turisti, com'è andata? Devo dire che mi aspettavo molta più gente il giorno di Ferragosto. Per quanto mi riguarda ho fatto una trentina di corse, quindi leggermente sopra la media, sì. Dei miei colleghi in altri uffici hanno fatto molto di più. Disponibilità di pedalò, canoe, SUP, qual è il più richiesto? Sicuramente il pedalò, qualcuno si diverte anche ad andare col SUP. Le canoe le meno gettonate, devo dire. Il pedalò sicuramente rimane la scelta più gettonata. Chissà se anche il nostro Poma se la cava bene sul SUP, una delle ultime tendenze da un paio d'anni per chi affronta il mare. Lo vediamo tra l'altro in compagnia di un altro ospite, sempre live, sempre da Lignano Pineta. Te la linea, Alessandro. Eccoci qua, siamo con l'onorevole Angelo Compagnon, uno che qui è di casa. Caro onorevole, cosa possiamo dire di Lignano Pineta, di questi 70 anni di storia? Posso dire che siamo di casa anche per la mia anagrafe, perché sono tantissimi anni, io vengo sempre ed esclusivamente a Lignano, dove mi trovo bene. 70 anni di Pineta è un traguardo, credo, che tutti vorrebbero anche commercialmente ed economicamente raggiungere, grazie anche al lavoro di bravi imprenditori, e credo che questo sia anche un biglietto da visita che noi possiamo presentare, dico noi, loro possono presentare a tutti quelli che arrivano a Lignano. Intanto qua si spengono le luci perché tra poco inizieremo con l'incendio del mare. Cosa possiamo dire a Ciro Manfredonia? Ciro Manfredonia, anche quello è un'istituzione ormai, grazie. Partendo con Ardito, con Renzo Ardito, molti anni fa ho cominciato a conoscerlo e ogni anno lui ci dà questo regalo, ci fa questo regalo con i fuochi e noi apprezziamo e continueremo ad apprezzare, spero per ancora molti anni. E allora, caro Zanirato, intanto facciamo così una panoramica sul pubblico, tra poco arriveranno altri ospiti, quindi sintonizzati con noi su TV12 per l'incendio del mare che sta per iniziare. Grazie, grazie al nostro Poma. Dunque abbiamo ascoltato anche le parole di uno dei politici più longevi del nostro Friuli, che ben conosce dunque quanto si è operato in questi decenni per rafforzare sempre di più il nome di Lignano nella sua visibilità a livello nazionale e internazionale. Sappiamo infatti quanto sia gradita
soprattutto dai turisti provenienti dal mondo germanico, dall'Austria, dalla Germania, ma negli ultimi anni anche dall'Est Europa, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dall'Ungheria, insomma, Lignano è sempre più attrattiva e sempre con il nostro POM andiamo a capire anche uno sguardo per i prossimi mesi per l'attività dell'amministrazione comunale. L'abbiamo sentita poco fa in un'intervista realizzata stamattina, ma la torniamo ad accogliere ben volentieri il sindaco di Lignano Laura Giorgi assieme al presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin. A voi. Stiamo aspettando pubblicità, lo stiamo aspettando? Ok. Eccoci qua Carrozzani Dato, hai detto bene, li hai già annunciati tu i nostri ospiti, li abbiamo sentiti poco fa e naturalmente con la registrazione fatta poche ore fa, però ce li abbiamo qui in diretta a pochi istanti dall'incendio del mare. Caro sindaco, è sempre un'emozione essere qua, poi su questo balcone che è stato gettonato tantissimo e dicono che sia più bello di quello di Giulietta Romeo. Buonasera a tutti quanti, una serata veramente intima, bellissimo. Bravi, sì, no, bravi siamo voi, bravi qua, tutti. Siamo qua ad aspettare l'incendio del mare, che è veramente una serata magica che si rinnova ogni anno e che quest'anno festeggia i 70 anni della Lignano Pineta all'interno dei 120 anni che festeggia tutta la città. Quindi siamo particolarmente emozionati e ansiosi la storia continua. E la storia continua per i prossimi 120 anni. Cosa possiamo dire invece a Ciro Manfredonia per questa 27esima edizione dell'incendio del mare? È un mito. Possiamo soltanto dirgli grazie per tutte le meravigliose emozioni che ci ha regalato negli anni passati e che ci regalerà anche stasera. Ci ha sentito ed è partita il primo sparo praticamente, quindi adesso occhi puntati veramente sull'incendio del mare. Caro Presidente, un'emozione essere qua tutti insieme per festeggiare Lignano Pineta, per festeggiare i 120 anni di questa località balneare dell'Alto Adriatico e per festeggiare la 27esima edizione dell'incendio del mare. Sì, tanti compleanni, però Lignano è giovane, Lignano è vitale, energica, c'è tantissima gente che ogni anno viene qui per fare le proprie vacanze, per apprezzare la qualità dei servizi, la capacità degli operatori di lavorare bene, con qualità, e quindi quando poi ci sono queste manifestazioni è una gioia per noi, per il Friuli Venezia Giulia, perché abbiamo la possibilità di avere una località che diventa punto di riferimento in Italia e nel mondo. E noi naturalmente di Lignano siamo assolutamente orgogliosi, siamo orgogliosi anche di chi giorno per giorno lavora, si impegna per dare risultati eccezionali al turista. Quindi veramente complimenti a tutti, continuate così, il Friuli Venezia Giulia ha bisogno di un Lignano forte e Lignano ha bisogno di un Friuli Venezia Giulia come istituzioni al suo fianco. Anche perché dobbiamo ricordare, caro sindaco, che Lignano è bella tutto l'anno. Assolutamente sì, ed è nostra intenzione cercare anche di destagionalizzare, di portare, di ampliare le manifestazioni e le cose che possono essere vissute anche a livello ambientale, perché noi abbiamo la fortuna di vivere all'interno di un contesto naturale, di una laguna meravigliosa, e quindi l'autunno e la primavera sono sicuramente momenti in cui il turismo può continuare a vivere. Quindi caro Zanirato, se non ci sono domande io lascerei naturalmente i nostri ospiti raggiungere gli altri ospiti, perché tra poco saliremo anche sul palco di Piazzale Marcello d'Olivo, dove c'è tanta bella musica, però tra poco ci gusteremo insieme a voi questi fuochi veramente pazzeschi, l'incendio del mare. Grazie, grazie. Allora vedremo se sono svizzeri, lignanesi, se partiranno alle 23.30 in punto con questo spettacolo pirotecnico che, come ci ha annunciato il POMA e in precedenza anche uno dei promotori di questo evento, Giorgio Ardito, anche quest'anno regalerà delle sorprese per quanto riguarda la varietà dei fuochi artificiali che verranno sparati in cielo dal largo, dalla chiatta allestita proprio davanti all'arenile di Pineta. Nel frattempo si continuano ad alternare gli ospiti al desk del nostro POM, a questo balcone sulla spiaggia di Pineta. Proviamo a tornare live proprio dal nostro inviato a Lignano per le ultime battute, prima insomma di lasciare parlare le immagini e i suoni di questo incendio del mare. A voi. Eccoci qua, la carrozzeria di Dato, abbiamo altri due grandissimi ospiti qua, abbiamo il consigliere regionale Di Bert, abbiamo Graziano Pizzimenti, il nostro assessore, insomma, no, è giustamente il nostro parlamentare, scusate, ma allora, senti, caro Di Bert, è sempre bello essere qua a Lignano.
Magnifico stare a Lignano. Lignano è una nostra zona balneare per eccellenza, è un'eccellenza, ripeto, del nostro Friuli Venezia Giulia. Sta crescendo, a mio giudizio, come attrattività. Compie 70 anni e mentre Lignano Sabbia d'Oro ne fa 120, 70 anni ben portati e secondo me veramente all'avanguardia. È una zona fantastica e il clima aiuta a goderselo ancora di più. È un clima veramente bello qui in Friuli Venezia Giulia, il comprensorio è veramente un qualcosa di straordinario. Sì, tanto c'è Lignano che ovviamente è la parte, è la perla della Bassa Friulana, ma ci sono anche i paesi limitrofi, parlo di Marano, di Latisana, di Precenico, di Palazzolo, che offrono quella cosa di diverso in più che aiutano a fare una settimana, 15 giorni a chi arriva da queste parti in un modo appunto diverso rispetto alla solita sabbia e acqua. C'è il mangiare, c'è l'enogastronomia, c'è lo storico, quindi tante cose da vedere all'interno del nostro comprensorio. Cosa vogliamo dire alla famiglia Ardito per questi 70 anni di pura passione e di pura storia di Lignano, ecco, Pineta? Hai detto bene, passione e storia. Passione perché per fare un'attività di questo tipo per 70 anni, un conto iniziarla ma un conto è continuarla. E poi la passione e poi storia perché Lignano ha 120 anni, loro sono 70 che sono qui, quindi mi pare che fanno parte della storia di Lignano. Caro Riberti, poi in Friuli Venezia Giulia si mangia molto molto bene, eh? Poi il pesciolino dell'Alto Adriatico è veramente gettonatissimo. Si mangia bene, ci si veste bene, tutta bella gente, luoghi magnifici, io mi auguro che la nostra regione sappia intercettare più gente possibile, ma mi pare che siamo sulla buona strada. Quindi adesso occhi veramente e telecamere puntate sui fuochi, su questo incendio del mare e naturalmente rimanete con noi perché le sorprese devono ancora cominciare. A voi studio. Grazie, grazie al nostro Alessandro Poma Pomare, abbiamo sentito i primi botti, dunque allora spazio alle immagini, come dicevamo, vi lasciamo gustare gentili telespettatori questo incendio del mare con il nostro live da Lignano Pineta.
Ora siamo su questa fantastica balconata del posto magico di Lignano Pineta, l'abbiamo definita la balconata più bella d'Italia, meglio di quella di Verona, di Giulietto Romeo. Siamo qui con un grande ospite, un grande amico di Lignano, il nostro Faggiani Tiziano. Tiziano, che spettacolo, 27 edizioni dell'Incendio del Mare ed emoziona veramente sempre tutti. Non ne ho persa neanche una e posso pensare che se questo è l'inizio, sicuramente l'ultima sarà sempre la migliore. Senti, certo che Ciro Manfredoni è uno tosto, uno che veramente non dorme un attimo per pensare a questa giornata. Io penso che se senza di lui questo spettacolo qua non nasceva, ma soprattutto poi non avrebbe avuto il successo che ha avuto, ma per l'entusiasmo che lui ci mette nelle cose che fa, veramente unico, e dobbiamo pregare che ne faccia ancora tante. Anche perché è una persona che coinvolge veramente tutti. Assolutamente sì, che poi lo conosco io personalmente, siamo sentiti che stamattina, devo dire che la sua emozione, il fare questa roba qua, la trasmette a tutti noi che siamo qua, e questa cosa qua ci fa veramente voglia di far tanto e tanto per Lignano, sempre di più. Senti, poi sono anche da festeggiare questi 70 anni di Lignano Pineta, quindi cosa possiamo dire anche alla grande famiglia Ardito? Io qua un po' mi prendo un po' di, come dire, un po' di batticuore, perché io devo ringraziare molto la famiglia Ardito, perché Renzo è un po', devo dire, mi ha cresciuto nel suo modo di fare, ma soprattutto a me piaceva il suo modo, che era quello che sognava e faceva sognare, e che è una cosa che porta tanta positività per chi ha voglia di farlo. Certo che questi sogni continuano grazie anche a Giorgio, il figlio di Renzo. Assolutamente, perché poi alla fine, come dicono che, come si dice in friulano, tu che sei friulano, dalla socca si tira fuori la stiela. Diciamo che nel DNA è rimasta la passione proprio per questo luogo. Sì, assolutamente. E devo dire che comunque negli anni questa tradizione familiare, io penso che Lignano sia fortunato ad aver a che fare con questo tipo di imprenditori qua. Ecco. Senti, oggi durante il pomeriggio abbiamo intervistato tantissime persone che stavano già prendendo posto qui in spiaggia per ammirare la bellezza dell'incendio del mare. Abbiamo scoperto che Lignano è sempre più internazionale. Sì, devo dire che soprattutto anche per questi eventi qua fatti negli ultimi anni, che i concerti che hanno fatto parlare molto di Lignano, perché poi i media, quando si fanno degli eventi di certi tipi, ne parlano, e quindi di conseguenza diventa, come dire, un bel veicolo per la pubblicità di Lignano. Intanto gustiamoci la bellezza di questi fuochi, siamo solamente all'inizio, quindi cara regia, occhi puntati sull'incendio del mare da Lignano Pineta. Buoni fuochi a tutti.
sono le 23, 40 minuti, ci stiamo gustando insieme agli amici di Lignano Pineta l'incendio del mare. In questo momento qui davanti alle telecamere di TV12 abbiamo anche Mario Anzi, l'assessore alla cultura e allo sport del Friuli Venezia Giulia. Caro assessore, che spettacolo! Beh, certo, è uno spettacolo suggestivo e affascinante, è una magia che si rinnova, un viaggio per terra e per mari e molte per genti che Ciro Manfredoni, un novello Marco Polo, ci regala, un viaggio in Oriente, in Cina, dove 1000 anni fa sono stati inventati i fuochi artificiali con la scoperta della polvere pirica. Una Lignano Pineta sempre più centro per lo sport, per la cultura, per la musica. Certo, il turista contemporaneo e quello del futuro è differente rispetto a quello del passato e noi dobbiamo sapere interpretare la società contemporanea, immaginare come andrà in futuro e saper cogliere anche quindi le esigenze del turista del futuro, e credo che Lignano sia su questa strada. Il binomio spiaggia e sport e il binomio spiaggia e cultura sono sicuramente delle chiavi vincenti per affrontare le sfide del turismo del futuro. Prima si parlava con il sindaco, Lignano bella tutto l'anno. Per gli amanti romantici del mare sicuramente l'inverno è la stagione migliore. Cosa c'è di meglio di un tramonto a gennaio sulla foce del Tagliamento, magari camminando insieme a chi sei tu? Tra l'altro abbiamo fatto una bella battuta prima, questo balcone qui è gettonatissimo anche tra Giulietta e Romeo che ce lo stanno invidiando in questo momento, quindi abbiamo un balcone veramente spettacolare affacciato sul mare. La storia di Giulietta e Romeo peraltro ormai si sa, è un mito che trae origine da una vera vicenda vissuta in Friuli tra Udine, Rivignano, Aris in particolare, dove a Villa Otelio Savornian appunto ha vissuto Lucina Savornian, la vera Giulietta, poi suo cugino Luigi da Porto gli ha dedicato questa novella Giulietta e Romeo, cambiando i nomi per evitare uno scandalo per i tempi, e quindi anche Lignano, coerente con la storia friulana di Giulietta e Romeo, al suo balcone per gli innamorati, che stasera non siamo noi due, assolutamente, ma saranno no, sicuramente altri. Però siamo innamorati del Friuli Venezia Giulia. Siamo tutti e due certamente innamorati di questa straordinaria terra che per decenni era per l'Italia solo lassù, nel semisconosciuto nord-est, il presidio armato al confine orientale, e ora invece è un piccolo compendio dell'universo, come diceva Nievo, che però pulsa nel cuore dell'Europa. Intanto sentiamo i tanti applausi per la prima parte, l'incendio del mare che ci sta riservando veramente tantissime sorprese. Stiamo vedendo un panorama veramente suggestivo adesso, il vero incendio del mare. Cosa possiamo dire invece alla famiglia Ardito? Oggi alla magia che si rinnova dell'incendio del mare perfettamente si lega ai festeggiamenti che stasera si fanno anche per i 70 anni della Lignano Pineta. Io me lo ricordo bene, era il 16 gennaio del 1953 quando fu fondata la società per azioni Lignano Pineta con sede a Rivignano presso la falegnameria lavorazione meccanica del legno del dottor Giuseppe Anzi, che peraltro era avvocato, ma questa è un'altra storia che racconteremo un'altra volta, e che era mio zio. E allora il presidente era Alberto Keckler, direttore generale il dottor Giuseppe Anzi, l'amministratore delegato l'avvocato Mario Anzi, esattamente come me. Adesso questa magia si rinnova sotto la regia attenta e valida di Giorgio Ardito, presidente della Lignano Pineta, che offre a tanti turisti della nostra regione e di fuori la possibilità di godersi una vacanza così, anche con queste magie che alle volte di notte capitano qui in riva al mare. Veramente magie che coinvolgono veramente tutti, dai piccini ai più grandi, e comunque voi rimanete con noi perché vi stiamo facendo veramente ammirare l'incendio del mare. Grazie caro assessore. Grazie a voi.
sono le 23:49 minuti, siamo sempre in diretta da Lignano Pineta per l'incendio del mare, un incendio veramente spettacolare, un incendio che sta veramente facendo impazzire di gioia i piccini che sono arrivati qui con i loro genitori, proprio sulla spiaggia di Lignano Pineta, e sta facendo veramente innamorare anche i più grandi. Anche perché uno spettacolo così penso che sia raro da vedere e unico del suo genere. Quindi ancora una volta complimenti a Ciro Manfredonia, alla famiglia Ardito per questo spettacolo veramente pirotecnico incredibile. L'incendio del mare che si ripete da ben 27 anni qui a Lignano Pineta. Intanto voglio fare un saluto anche a tutti i Focolar Furlans che ci stanno seguendo grazie allo streaming, quindi continuate a seguirci. Grazie allo streaming ricordiamo che riusciamo a collegarci dal Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo, e sono veramente onorato ed emozionato ad essere qui questa sera a Lignano Pineta per raccontarvi questo incendio del mare, un incendio sempre più bello e sempre più emozionante. Quindi ancora una volta dico alla regia grazie e possiamo continuare a inquadrare lo spettacolo qui a Lignano Pineta, l'incendio del mare. Intanto stiamo ammirando l'incendio anche sul pontile della pagoda, qualcosa di veramente straordinario. Quindi ancora una volta complimenti a Ciro Manfredonia, complimenti alla famiglia.
ardito per questo incendio del mare, che ricordiamo che è giunto alla 27esima edizione. Oggi tutti col nasino all'insù per gustarci questi super fuochi, quindi ancora un po' di minuti insieme a voi, insieme a noi, TV12 e grazie a Lignano Pineta.
Ricordiamo sempre a tutti i nostri telespettatori che siamo sempre in diretta su TV12, è mezzanotte, ci stiamo gustando l'incendio del mare, ancora una volta emozionante, emozionante più che mai. Qualcosa di veramente unico, straordinario. Su questo balcone abbiamo riportato il padrone di casa, Giorgio Ardito, e tra poco sentiremo anche le sue sensazioni, la sua parola, i suoi saluti per questa ennesima grande edizione dell'incendio del mare, ricordando che siamo qui a festeggiare anche i 70 anni di Lignano Pineta. Questo è il gran finale che ci stiamo gustando tutti insieme. Giorgio, ancora una volta questo spettacolo ci sta lasciando veramente a bocca aperta. Ma sì, ci sono anche quest'anno pochi nuovi, poi niente, le condizioni atmosferiche sono al meglio e ci stanno stupendo ancora una volta. Questi fratelli Iannotta di Caserta sono veramente dei grandi e Ciro Manfredonia ci sta mettendo veramente del suo. Bravi. Bravi veramente tutti, bravi tutti, anche perché ricordiamo che Ciro Manfredonia non dorme un istante pensando al suo incendio del mare. Ah sì, beh certo, è durante tutta la stagione se ne parla e i giorni prima del 16 chiaramente ci sentiamo, credo 10-15 volte al giorno, mia moglie si preoccupa, però ne vale la pena, ne vale davvero la pena. Allora intanto voglio fare un appello a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo, anche quelli, soprattutto quelli che ci stanno seguendo in streaming, magari quelli che sono poco distanti da Lignano. Se dovete postare qualche foto su questo incendio, fatelo pure, ma taggate TV12, Udinese TV, mi raccomando, fatelo, magari usate l'hashtag, l'incendio del mare. Questo è il gran finale. Finale veramente incredibile, anche quest'anno siamo rimasti tutti veramente a bocca aperta, con i cuori aperti anche, caro Giorgio. Ma sì, dai, un'emozione forte, veramente l'aspettiamo ogni anno insomma, dai, il fatto di avere la possibilità di spararli sia dal pontile che dal pontone fa una cosa, è una scenografia unica davvero. E ancora una volta lasciamo parlare questi fuochi, questo è il gran finale, voglio fare un saluto veramente speciale a tutte le persone che hanno seguito questa magnifica diretta. Un saluto dal Poma, un saluto da Giorgio Ardito e mi raccomando, Lignano, Sabbia d'Oro e Lignano Pineta vi aspettano sempre. Vi aspetta anche tutto il Friuli Venezia Giulia, perché io sono Friuli Venezia Giulia, voi siete Friuli Venezia Giulia, tutti insieme siamo Friuli Venezia Giulia.